Il video che vedrete è frutto del soggiorno studio che abbiamo fatto il febbraio del 2020 a Salamanca e a Madrid. Ognuno di noi ha preparato del materiale per metterci nei panni di guide turistiche e per illustrare le meravigliose città di Salamanca e Madrid ai nostri compagni e ai nostri professori. Il terzo anno di liceo abbiamo fatto un soggiorno studio a Salamanca. Siamo partiti da Torino il 9 febbraio e abbiamo preso l'aereo a Milano Malpensa con destinazione Madrid Barajas. Una volta atterrati, abbiamo preso un pullman che ci ha portati fino a Salamanca, dove c'erano le nostre famiglie ospitanti che ci aspettavano. Salamanca è una città di circa 150.000 abitanti situata nella regione della Spagna nord-occidentale di Castiglia e León. È stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1988. È famosa per la sua università, che è la più antica di Spagna. In questa città abbiamo avuto la fortuna di trascorrere una settimana e abbiamo svolto attività molto interessanti. Abbiamo visitato monumenti, frequentato lezioni di spagnolo, conosciuto la cultura e la tradizione di questo paese e naturalmente anche il divertimento non è venuto a mancare. Inoltre, l'ultimo giorno, prima di ripartire per Torino, abbiamo visitato il centro della città di Madrid, una delle più belle d'Europa. La Plaza Mayor è il centro urbano della città di Salamanca. La primitiva piazza nacque con una forma molto più grande di quella attuale, perché comprendeva anche la piazza del Mercato e quella del Corriglio. Situata vicino all'antica Puerta del Sol della Muraglia di Salamanca e alla Chiesa di San Martín, continua ad essere considerata la più grande piazza della cristianità. Solamente nel 1724, grazie all'architetto Alberto de Churriguera, si iniziò a dare alla piazza la forma attuale. Non si tratta però di un quadrato perfetto, in quanto la facciata del comune è di maggiori dimensioni. L'idea originaria della costruzione di questa piazza fu di Rodrigo Cavalheiro, che riuscì a convincere il comune della città della necessità di costruire una piazza più armonica e coerente con la corrente urbanistica dell'epoca. La Clerecía, o Collegio Reale della Compagnia di Gesù, è un imponente edificio che la regina Margherita d'Austria fece erigere e i cui lavori iniziarono nel 1617. L'architetto Juan Gómez de Mora era incaricato di avviare il progetto, ma siccome i lavori si sono protratti per circa 150 anni, sono stati tanti quelli che hanno lasciato il segno in questo collegio, tra questi i famosi Andrés e Jerónimo García de Quiñones. Fu scuola e residenza per i gesuiti per un secolo, fino a quando furono espulsi dalla Spagna. Dal 1940 è sede della Pontificia Università di Salamanca. Per la funzione iniziale per la quale è stato costruito, l'edificio è diviso in tre parti: la chiesa, la scuola e la residenza. Il Collegio Reale della Compagnia di Gesù è stato costruito nel punto più alto di Salamanca su richiesta della regina Margherita. Grazie a questo, l'intera città può essere vista dalle sue torri. La cattedrale di Santa Maria, nota anche come Cattedrale Vecchia, è una tra le più importanti cattedrali di Salamanca. Commissionata dal vescovo Jerónimo de Périgord, la cattedrale è caratterizzata da uno stile gotico e romanico. I lavori per la sua costruzione iniziarono nei primi anni del XII secolo e terminarono negli ultimi anni del XIV. L'idea originaria era quella di abbatterla per costruire la cattedrale nuova, così facendo però la città non avrebbe goduto di un luogo di culto. Attualmente la città di Salamanca ospita due maestose cattedrali. Iniziata nel 1513 per volontà di Ferdinando II di Aragona e terminata nel 1733, fu costruita accanto all'antica cattedrale, considerata troppo piccola per ospitare tutta la popolazione di Salamanca. La nuova struttura è caratterizzata da un'architettura che include elementi gotici, rinascimentali e barocchi. All'interno della cattedrale si possono esaminare antiche opere d'arte religiosa. Si possono vedere medaglioni con buste di profeti, evangelisti e figure riprese dalle sacre scritture. Nel corso del XVIII secolo furono aggiunte una cupola barocca sulla crociera e i corpi superiori della torre campanaria. La torre campanaria è alta 93 metri. La cattedrale ha una pianta rettangolare con tre navate e altre due cappelle a nicchia. Essa subì gli effetti devastanti del terremoto di Lisbona, avvenuto il 1 novembre 1755. Al cancello nord, di fronte al palazzo di Anaya, si trova la figura di un astronauta scolpito sul fianco sinistro. L'astronauta è stato lavorato in pietra nel 1992 dallo scultore Miguel Romero, seguendo la sua tradizione di incorporare un elemento contemporaneo in ogni restauro.
Sotto l'astronauta c'è una lince, alla sua destra un toro, sotto il toro si vede un drago con un gelato a tre palline che sorride. Più a destra, accanto alla porta, ci sono tre figure, un granchio di fiume, una cicogna e una lepre, che a Salamanca rappresentano rispettivamente acqua, cielo e terra. Il convento di San Esteban si trova nella piazza del Concilio di Trento ed è la sede della Facoltà di Teologia, fondata nel 1947. Il convento è formato da due chiese, quella di San Esteban e la cappella di Sotomayor. Gli elementi architettonici caratterizzanti sono la facciata, costituita dal portale della chiesa, uno degli esempi più belli di Plateresco, e dal portico di accesso al convento. La pala d'altare maggiore, opera di José Churriguera, in cui sono situate le statue di San Domenico e San Francesco tra colonne salomoniche, e la scala di Soto dell'architetto Rodrigo Gil de Ontañón, caratteristica perché appoggia solo al muro senza altri sostegni. Si può ammirare lo splendore della facciata soprattutto al tramonto, dove le pietre brillano toccate dal sole. Una tra le più importanti figure storiche che sono passate per il convento è Cristoforo Colombo, per incontrare il priore che era il confessore di Isabella di Castiglia. La Catalyth è una palazzata modernista costruita sopra l'antica fascia della muraglia cittadina e oggi sede del Museo dell'Art Nouveau e dell'Art Déco. Il museo espone 19 collezioni di arti decorative che spaziano dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento. In totale si tratta di circa 2.500 pezzi, tra cui cristalli, bambole di porcellana, bronzi, dipinti, avori, mobili, gioielli, giocattoli. Il museo possiede anche una ricca raccolta di dipinti catalani del XIX secolo e di pittori di Salamanca quali Celso Lagar e Matteo Hernández. L'Università di Salamanca è una delle più antiche d'Europa, insieme a Parigi, Oxford, Cambridge, Bologna e Napoli. Le Scuole Salmantice, germe dell'attuale università, furono fondate nel 1218 dal re Alfonso IX di León, mentre il momento di massimo splendore si raggiunse con i re cattolici. L'università ha accolto vari personaggi importanti, come frate Luis de León, Antonio de Nebrija e Miguel de Unamuno. I tre edifici storici, Escuelas Mayores, Escuelas Menores e Hospital del Studio, furono costruiti tra il XV e il XVI secolo e si incontrano nella piazza chiamata Patio de Escuelas. La facciata delle Escuelas Mayores, l'edificio più emblematico, è plateresca e si divide in tre parti. Il primo corpo contiene il medaglione dei re cattolici, mentre il secondo presenta tre scudi, rappresentanti i regni della corona spagnola nella parte centrale, l'aquila di San Giovanni a destra, per la devozione della regina Isabella la cattolica, e un'aquila bicefala a sinistra, simbolo dell'impero e della dinastia Asburgo. Vi sono anche una rappresentazione del re Carlo V, una figura femminile, probabilmente Isabella di Portogallo o Isabella di Castiglia, e varie conchiglie con ritratti di imperatori romani. Nel terzo corpo è presente la figura di un papa, probabilmente l'antipapa Benedetto di Avignone. Nell'elaborata decorazione si trova inoltre una piccola rana scolpita sopra un teschio, presto divenuta simbolo della città. Frate Luis de León è stato un poeta, traduttore e teologo spagnolo e uno degli scrittori più importanti della seconda fase del Rinascimento spagnolo e la sua poesia è ispirata dal desiderio di abbandonare gli aspetti terreni per poter ascendere a Dio. Al centro del patio della Escuelas de Salamanca c'è un monumento a lui dedicato poiché insegnò presso l'Università di Salamanca. Fu incarcerato dall'Inquisizione per aver tradotto la Bibbia in spagnolo, cosa che a quell'epoca era vietata dalla Chiesa Cattolica. La Casa de las Conchas è un antico palazzo in stile gotico, con alcuni elementi in stile plateresco. Il suo nome si deve alle conchiglie, conchas, scolpite sulla facciata. La sua costruzione durò 20 anni, dal 1493 al 1517, e nel 1601 venne ampliata. Per alcuni anni fu utilizzata come carcere dell'Università di Salamanca e, nel 1929, venne dichiarata Monumento Nazionale Spagnolo. È attualmente utilizzata come biblioteca pubblica statale. Nel 1967 il suo proprietario, il conte di Santa Coloma, la consegna alla Junta de Andalucía per pagare delle tasse,
In seguito, però, questa viene permutata con lo Stato per un altro edificio. Da questo momento, la casa diventa di proprietà della Spagna. La caratteristica principale della casa sono le 300 conchiglie sulla facciata, dove si possono anche vedere emblemi, come quello della famiglia Maldonado. Altri elementi importanti sono le finestre gotiche e la possente torre che rappresenta il potere che le famiglie nobili volevano imporre agli abitanti della città, ma in seguito fu ridotta in altezza. La facciata in pietra, insieme alle conchiglie, al tramonto assume una leggera tonalità aranciata grazie al materiale di cui è composta. Nella struttura è presente una corte con pozzo e, grazie alle scale, si accede ai piani della casa. Miguel de Unamuno è stato un poeta, filosofo e politico spagnolo appartenente al movimento letterario chiamato Generazione del 98. La sua vita fu di intensa attività intellettuale e nelle sue opere non cercò l'eleganza, bensì l'espressività e l'intensità che si manifestano nei suoi testi con l'uso di paradossi e antitesi. A Salamanca si trova la casa del regidor Ovaile Prieto, dove Unamuno visse e morì nel 1936. La Celestina racconta la storia d'amore tra il giovane Calisto e Melibea, un adolescente di buona famiglia. La passione di Calisto per la ragazza è tale che, seguendo il consiglio di uno dei suoi servi, si rivolge alla vecchia Celestina, donna malvagia e astuta. I due giovani si innamorano, ma una serie di accadimenti li porta ad un finale tragico. Calisto cade da una scala e muore, e Melibea, incapace di sopportare una vita senza il suo amato, si suicida. L'opera, la cui prima edizione si intitolava Commedia di Calisto e Melibea, è attribuita a Fernando de Rojas. Una seconda edizione fu pubblicata a Salamanca nel 1502 e si intitolava Tragicommedia di Calisto e Melibea. La sua terza e ultima edizione fu La Celestina. La parola Celestina. Il termine si riferisce solitamente al personaggio della storia di Calisto e Melibea, una donna che aiuta due persone ad innamorarsi. In maniera ironica si utilizza per descrivere un individuo che facilita contatti economici, politici o di altro tipo. Esistono anche un minerale chiamato celestina ed un uccello noto come celestina. La celestina è anche un'opera di Pablo Picasso. Il soggetto è un'anziana cieca da un occhio. Picasso con questa opera fa riferimento al personaggio della storia di Callisto e Melibea. La vita di Lazarillo de Tormes e delle sue fortune e avversità è una novella spagnola, pubblicata anonima a causa dei suoi contenuti anticlericali. Fu pubblicato contemporaneamente in tre città nel 1554, Alcalá de Henares, Burgos e Anversa. Lazarillo de Tormes è attribuita alla fondazione di un genere letterario, il romanzo picaresco, dalla parola spagnola pícaro, che significa canaglia o mascalzone. In romanzi di questo tipo, le avventure del Picaro smascherano l'ingiustizia divertendo il lettore. Lazarillo de Tormes è stato vietato dalla corona spagnola e incluso nell'indice dei libri proibiti dell'Inquisizione spagnola. Questo era almeno in parte dovuto al sapore anticlericale del libro. Nel 1573 la corona permise la circolazione di una versione che ometteva i capitoli 4 e 5 e i paragrafi assortiti da altre parti del libro. Una versione integrale non apparve in Spagna fino al XIX secolo. Il Toro in pietra è una delle sculture più importanti della città di Salamanca ed è anche una delle opere con più storia. È infatti citato in alcune opere della letteratura spagnola, per esempio all'interno del Lazarillo de Tormes. Si trova vicino al famoso ponte romano del I secolo, alla chiesa romanico Mutejar di Santiago e alla statua in bronzo del Lazarillo de Tormes. Questa statua in pietra raffigura un cinghiale o un toro ed è davvero enorme visto che supera i 2 metri di lunghezza. Secondo gli storici potrebbe essere opera di una delle prime popolazioni della penisola iberica prima della dominazione romana. Il Puente Mayor del Tormes, meglio noto come Ponte Romano di Salamanca, è un ponte sul fiume Tormes. Eretto in epoca romana, intorno al I e II secolo d.C. e parzialmente rifatto tra il XVI e il XVII secolo, era parte della Via dell'Argento, la strada che univa Mérida ad Astorga. Il ponte misura circa 176 metri in lunghezza e 3,70 metri in larghezza.
è composto di 26 arcate a tutto sesto, 15 delle quali sono originali di epoca romana, mentre le restanti sono il frutto della ricostruzione. Puerta del Sol è una piazza della città spagnola di Madrid. L'edificio più antico di Puerta del Sol è la Casa de Correos con l'orologio della torre che fu costruito nel XIX secolo da José Rodríguez de Losada. E i cui rintocchi alle 12 di notte del 31 dicembre segnano il tradizionale mangiare 12 chicchi d'uva per gli spagnoli. L'origine dell'edificio con l'orologio risale al XVI secolo, quando l'architetto francese Maquet realizzò la Casa de Correos. Successivamente questa infrastruttura ha iniziato ad acquisire nuove funzioni. Nel 1854 Tomás de Miguel installò un orologio da torre. Anni dopo si aggiunse la cosiddetta palla elettrica che cade a mezzogiorno. Venne poi installato un orologio più nuovo e moderno. Importante in questa piazza è la statua dell'Orso del Corbezzolo, eretta nel 1967 di fronte all'edificio del vecchio Hotel di Parigi. Importanti sono anche le targhe sulla facciata della Casa de Correos, dedicata una agli errori delle rivolte popolari del 2 maggio e l'altra alle vittime degli attentati dell'11 marzo 2004 e alle persone che hanno collaborato nel giorno della catastrofe. Importante anche la statua di Mari Blanca, che è una riproduzione di un'antica e popolare scultura che ornava la fontana che vi esisteva. Questo luogo riceve questo nome perché divenne una delle porte del muro che circondava Madrid nel XV secolo. Era orientato verso la nascita del sole, quindi non hanno esitato a chiamarlo Puerta del Sol. Plaza Mayor è situata al centro della città di Madrid, a pochi metri dalla piazza di Puerta del Sol e dalla Plaza de la Villa, insieme a Calle Mayor. Il nome della piazza è cambiato nel corso della storia. Il suo primo nome fu Plaza del Arrabal. Venne chiamata così quando passò dal rimanere esclusa dalla cerchia delle mura medievali a costituire il vero e proprio centro di nuovi quartieri creati dall'ampliamento della città verso est, chiamati appunto El Arrabal, sotto il regno di Juan II de Castilla. Più tardi, in ottemperanza al decreto che disponeva che tutte le piazze maggiori di Spagna passassero a chiamarsi Plaza de la Constitución, cambiò nome, ma sarebbe durato solo pochi anni, per poi divenire ribattezzata Plaza Real. Questo nome di Plaza de la Constitución venne ripreso poi per alcuni periodi, per esempio dopo la proclamazione della Seconda Repubblica, fino alla fine della Guerra Civile Spagnola, quando venne recuperato il nome popolare di Plaza Mayor, nome che sarebbe durato fino ai giorni nostri. Le origini della piazza risalgono al XV secolo, quando alla confluenza dei Caminos di Toledo e Atocha, ai confini della città medievale, si celebrava in questo luogo il mercato principale della città, in cui vi era una prima zona porticata per regolare il commercio della piazza. La costruzione del primo edificio della nuova piazza, ovvero la Casa della Panaderia, cominciò nel 1590 ad opera di Diego Sillero. Successivamente, Filippo III incaricò la prosecuzione dei lavori a Juan Gómez de Mora, il quale li avrebbe poi conclusi nel 1619. La Plaza Mayor ha sofferto tre grandi incendi nella sua storia, il primo dei quali avvenne nel 1631 e lo stesso Juan Gómez de Mora si incaricò dei lavori di ricostruzione. Il secondo avvenne poi circa 40 anni dopo e questa volta l'incaricato della ricostruzione fu l'architetto Tomás Román. L'ultimo dei tre avvenne nel 1790 con Francesco Sabatini. La statua equestre di Filippo III invece venne collocata al centro della piazza e fu opera di Gian Bologna e Pietro Tacca e venne datata 1616. Negli anni 60 si effettuò un restauro generale che la chiuse al traffico su ruote e dotò la piazza di un parcheggio sotterraneo. L'ultima operazione, portata a termine nel 1992, consistette nella decorazione murale a opera di Carlos Franco, della Casa della Panaderia, che rappresenta i personaggi mitologici come la Dea Cibele. Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía è un museo d'arte moderna ed arte contemporanea di Madrid, dedicato a tutta la produzione artistica dall'inizio del Novecento ad oggi. Inaugurato l'11 settembre del 1992 dai Reali di Spagna, ha sede nell'antico ospedale di Madrid. Il museo venne inaugurato nuovamente nel 2005 in seguito ad un ampliamento della superficie espositiva di quasi 8.000 metri quadrati. Nel museo la maggiore attrazione è il Guernica di Picasso, ma si possono trovare anche opere di Miró e Dalí.
Il Guernica è l'opera più importante di Pablo Picasso e una delle più importanti dell'arte spagnola. Fu dipinta nel 1937 in seguito al bombardamento della città di Guernica da parte delle armate aeree tedesche ed italiane. Il Guernica fece la sua prima apparizione nell'Esposizione Universale di Parigi nel 1937. Nell'opera Picasso vuole rappresentare la sofferenza e la paura dei soggetti raffigurati durante il bombardamento. Per questo motivo dipinge con colori neutri. La sofferenza si può notare nel cavallo posto in secondo piano, nella madre che tiene in grembo il figlio morto e nel cavaliere morente posto in primo piano e nella donna che urla di disperazione posta sul lato destro dell'opera. Vi sono anche elementi che indicano un segno di speranza, come la lampada e la colomba posti in secondo piano e la rosa posta in primo piano. Nel 2020 abbiamo avuto la possibilità di visitare la città di Salamanca, che pur non essendo una metropoli al pari di Barcellona e Madrid, è ricca di monumenti ed attrazioni che ci hanno colpiti moltissimo. Salamanca è una città con moltissimi anni di storia e la consigliamo a chiunque voglia visitare la Spagna senza per forza andare in una metropoli. L'esperienza in questa meravigliosa città ci è stata molto utile soprattutto dal punto di vista linguistico, infatti molti di noi in casa non avevano la possibilità di parlare italiano e anzi ci riprendevano quando parlavamo la nostra lingua. Proprio per questo abbiamo sfruttato l'opportunità per utilizzare le nostre competenze di spagnolo per comunicare con la famiglia, nei negozi, ma soprattutto nelle lezioni tenute dall'associazione Mestre, che sono state sempre molto utili ed esaustive. È proprio qui che ci siamo messi in gioco, imparando soprattutto ad adattarci a una quotidianità completamente nuova e ad applicare le regole della lingua studiata in un contesto reale e concreto. Oltre all'aspetto puramente linguistico si aggiunge anche quello artistico. Grazie alle attività ben organizzate, con visite guidate, coinvolgenti ed interessanti, ci siamo addentrati nella storia della città. Non solo Salamanca è una città meravigliosa, ma culturalmente è anche molto ricca, con fatti storici, edifici e monumenti di una bellezza disarmante. Grazie a questa esperienza abbiamo potuto conoscere meglio la cultura spagnola e imparare molto sempre divertendoci. L'esperienza a Salamanca, oltre ad essere stato un arricchimento personale, ha aiutato notevolmente anche il legame e la sintonia che tra noi compagni di classe, in quanto le attività implicassero la collaborazione di tutti. Ci ha dato anche modo di riscoprire lati della quotidianità dei nostri professori che non vengono sempre fuori nel contesto scolastico. Infatti a scuola non abbiamo molto tempo per conoscerci bene. Un altro aspetto positivo di questa esperienza è stata la possibilità di scoprire diverse specialità culinarie tipiche del luogo, che sicuramente hanno contraddistinto in maniera positiva il soggiorno. Questo grazie anche alle nostre famiglie ospitanti che si sono dimostrate accoglienti e comprensive, che ci hanno integrato all'interno della loro quotidianità spagnola in maniera completa. Non c'è da dimenticare appunto l'aspetto ludico, il divertimento è stato all'insegna del giorno, favorito dall'ottima organizzazione della vacanza studio. In conclusione direi che tutti dovremmo provare un'esperienza del genere, perché a Salamanca ormai ha un pezzetto del nostro cuore, del mio e di tutti i miei compagni.